Ciao amici del Proyección de Moda TV, Griselis Martinez con voi. Voi sapete che dove c'è moda, arte e cultura, noi arriviamo e stiamo festeggiando il terzo anno del Proyección de Moda e più che venire alla settimana della moda di Roma. Non potete mancare di questa trasmissione, sapete, è sfilata, intervista, showcase e tanto tanto altro. Non andate via di questa trasmissione. Hola amigos, soy Griselis Martínez y le quiero hacer una rica invitación desde que no se pueden perder Latinos on Television, donde estaré presentando mi programa Proyección de Moda, un contenido lleno de todas las actividades en materia de moda, arte y cultura aquí en la ciudad de Roma. Así que si quieren saber realmente qué cosa le estaré presentando, sigan Latinos on Television por el canal 112 del Digital Terrestre. Hasta la próxima. Cominciamo questo giro di questa settimana, di questo giorno, per festeggiare il nostro terzo anno. Ragazzi, quante cose abbiamo vissuti, quanti personaggi abbiamo conosciuti, quanti eventi abbiamo trascorsi. Io le faccio un giretto veloce di tutto e di dove è iniziato Proyección de Moda TV. Proyección de Moda TV. Moda. Entrevistas. Arte y cultura. Proyección de Moda TV con Griselis Martínez. In questi tre anni Proyección de Moda TV è stato presente negli eventi più importanti di moda, sia in Italia ma non solo. È stato presente nel 2020, prima di iniziare la pandemia, al Couture Fashion Week di New York, dove ha avuto l'opportunità di fare intervista a tante personalità di New York e altri paesi che si sono presentati. L'Italia, come una cornice della moda, l'arte e la cultura, sempre ha delle manifestazioni meravigliose. Presentazione di libri, mostra di arte, è sfilata tutto l'anno e in un rincon d'Italia si possono vedere queste manifestazioni. Siamo stati anche a una tenuta meravigliosa dove si trova la casa del Presidente della Repubblica Italiana per essere appunto a uno di questi eventi a Pisa. Seguimos con ese segundo día de Fitur 2022 y detrás de nosotros está el stand de República Dominicana. Estaremos escuchando en qué se inspiró la proyectista de este maravilloso stand. Hola, bueno, muy contenta de estar aquí. Ciao, sono Francesco Esposito, vengo da Napoli e sono il produttore e il fondatore di Anema Bags, Anema, che è sinonimo di anima in napoletano, e di un brand sostenibile, completamente sostenibile. Utilizziamo prodotti soltanto derivanti da biobase ed organico naturali, quindi dalla frutta, da alcune fibre tessili importanti come la canapa, e anche altre piante esotiche come il cactus. La collezione è vasta, insomma, abbiamo diverse collezioni, diverse misure e appunto design, tutti disegnati da me e prodotti da me. Come sei convolto a venire a questa expo? Come è stato? È stato molto bello, è stata organizzata e insomma, diciamo, ci siamo trovati qui in un paesaggio molto importante, storico romano, che sono appunto i fori imperiali del mercato di Traiano, e ieri sera abbiamo anche sfilato
quindi c'è stata una grandissima interpretazione di ogni produttore di qualsiasi brand sostenibile presente nella fiera. Certo. Mi puoi mostrare qualche borsa con dei prodotti, come sono fatte? Questi qui sono dei prodotti, per esempio, derivati da un tessuto in PET riciclato e mais e un mix con canapa organica 100% certificata. Poi, ad esempio, abbiamo prodotti come questa qui verde, che annesso anche un portacarte, che appunto deriva dal cactus nopal, che è un cactus appunto Allora, aspetta. con la quale si può fare appunto questo estruso di pelle biologica. Questa? Quella rosa che mi è piaciuta perché la rosa. La rosa, questa qui, Sì. questa è una nuova uscita che uscirà a settembre, quindi è un'anteprima, è derivata dalla buccia della mela, quindi apple skin in gergo, e appunto utilizzano la mela e la buccia della mela per poter appunto creare questo similpelle, insomma, molto simile alla pelle animale, ma con nessun derivante animale, quindi completamente cruelty free. Ciao, vi ringrazio. Ciao, io sono Ilaria Toncelli, sono la proprietaria e stilista del brand Sorry I'm Different. Il mio brand nasce nel 2017 da una frase importante che mi ha detto mia mamma prima di morire: scusa, sei differente, non mi far andare via senza promettermi che non ci proverai. E così è nato il mio brand in onore anche della mia mamma, perché la mia mamma è morta di una fibrosi polmonare dovuta all'inquinamento. E questo progetto che porto in questa fiera, in questo fantastico contesto dei fori romani del mercato di Traiano, è un progetto importante a cui tengo molto perché è stato sviluppato nel distretto conciario dove è morta mia mamma, perché lei lavorava proprio lì. E noi abbiamo creato una pelle interamente ecologica, biodegradabile e compostabile, ovvero conciata con zeolite, che è un integratore alimentare che si trova in natura, deriva dal food, e utilizziamo gli scarti alimentari come pellami, quindi non uccidiamo gli animali per fornire pelle, per creare pelle per il fashion, ma utilizziamo degli scarti che altrimenti sarebbero inquinanti se dispersi in natura. E ne facciamo pelle molto bella, morbida, indossabile senza stagione, anche questa è una caratteristica molto importante, e la rendiamo fashion con i nostri modelli. Allora, noi siamo a Pisa e facciamo produzione esclusivamente made in Italy. In Italia tutto il nostro brand e i nostri progetti sono realizzati in Italia. Oltre alla pelle facciamo anche il jeans riciclato. Ogni cliente può portare il suo jeans e ricevere un buono sconto per acquistare nuovi capi della nuova collezione, e facciamo anche pellicce riciclate, quindi possono portarci la sua vecchia pelliccia degli anni 70 e noi gliela rendiamo un capo glamour di moda attuale. Il nostro sito dove acquistare i nostri capi esclusivi, e sono anche capi che ogni cliente li può personalizzare sia con disegni che con le sue misure. www.sorryimdifferent.com. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Buonasera, sono Annalisa Nicchi e insieme a mia sorella Giulia abbiamo creato un'idea rinnovativa per quanto riguarda il mondo delle donne, soprattutto la moda e l'outfit delle donne. Siamo qui a presentarla dentro questa splendida location dei mercati di Traiano e diciamo che
È bellissima questa location per presentare qualcosa di ecosostenibile, perché è vero che siamo in onda del progresso continuamente, ma è giusto tornare a quello che gli antichi ci avevano insegnato, quindi l'indispensabile, senza tutto questo fanatismo del consumo e tutto. Quindi cerchiamo di trasmettere con questo brand, che si chiama Women, il comprare meglio e non il comprare troppo. E quindi da qui è nata l'idea, mia sorella che ha fatto un brevetto su questa borsa, una genialata semplice, però un'emozione ecosostenibile. Prima di tutto, visto che siamo in questa location antica, mi fa piacere spiegarvi il nome del brand, che è Women, che è, significa donna nell'inglese antico. Quindi siamo andati proprio alla ricerca di quello che ci avevano insegnato. E visto che viene costruito tutto dalle donne, per le donne, quindi nei minimi particolari. Ma parliamo di loro, che sono le nostre bimbe. A che cosa ha creato mia sorella? Ha creato un qualcosa che agevola il fatto di non avere tempo, il fatto di non avere spazio, soprattutto noi donne. Quindi abbiamo la borsa mamma, che io vi faccio vedere, ispirata al colore vino, perché ovviamente siamo toscani, ci sembrava giusto dare un impatto sulla nostra origine. Questa è la mamma, che potete indossare come una borsa normale, ovviamente con un design deciso. E cosa succede la mattina, a borsa piena, senza muovere nulla? Dovete decidere di abbinare la vostra borsa al vostro outfit e in 10 secondi non fate altro che scegliere la vostra cover, che ci sono disponibili in più modelli. Ora ho il microfono. Agganciate la vostra cover, il vostro vestito sulla vostra mamma. Ora non finisco di agganciarla per motivi di tempo e voilà, avete una borsa nuova. Senza muovere nulla. Il materiale per quanto riguarda le mamme sono tutte color wine, perché non hanno stagionalità. Questa è la vostra borsa che sarà per sempre e sono tutti di concia vegetale. Mentre le cover è simpaticissimo, perché a parte usiamo anche pelle vegan, ma soprattutto qui abbiamo deserto, che è un materiale ricavato dal cactus, quindi un biomateriale. E poi vi volevo far vedere la piccolina, che ha la sua cover con materiale di Pignatex, che è praticamente ricavato dall'ananas. Quindi rispettando tutto, avendo solo una borsa, non ne gettiamo via 10-20 all'anno e rispettiamo questo ambiente che ci dovrà ospitare per molto tempo. Ciao a tutti! In questa maniera noi diciamo ciao per questa trasmissione, ma dove trovate Proyección de Moda TV? In Instagram Chriselis Proyección de Moda TV, in YouTube Proyección de Moda TV, in Facebook Chriselis Martinez. Dovete condividere, dare tanto like e così noi continuiamo a crescere fino ad arrivare ai posti più importanti della moda, arte e cultura. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!